Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 6, coincidenze. Reika, domenica tranquilla, per quanto lo possa essere una giornata della mia vita, sono stata tutto il giorno con Hiroshi a casa sua. So di abusare del suo tempo in maniera vergognosa, ma non so proprio dove altro poter andare quando quello torna a casa. Hiro ha deciso che dormo qui anche stanotte e che domani, dopo scuola, farà un giro dalle parti di casa mia per vedere che aria tira. In pratica mi avviserà se Max non c'è, così che io possa tornare a casa tranquillamente. Devo mandare avanti lui perché domani inizio le ripetizioni con Sasuke e con la testa che mi ritrovo quel ragazzo dovrà davvero meditarsi quei punti in più. Che rottura. Mentre aspetto Hiro, che è al telefono col suo amico, me ne sto seduta sul suo letto a guardare la TV. Fuori il cielo è rosso, tinto da un bellissimo tramonto. Potrebbe essere una situazione romantica dopo tutto, ma solo se questo fosse un mondo perfetto, ed è più che evidente che non lo è. Stringo le gambe al petto e affondo le unghie nella carne. Vorrei essere dura come l'acciaio, così da non sentire dolore. Vorrei essere fredda e impassibile per non sentire la voce della mia anima lamentarsi. Che disastro. Poi sento Hiroshi che rientra nella stanza, ci guardiamo per un attimo e ci sorridiamo. Lui va alla scrivania e prende il suo blocco da disegno e la matita. Visto che ci siamo, tanto vale approfittarne. Ti faccio un nuovo ritratto, va bene? Sì, certo, ma fammi bella, per favore. Facile. Basta ritrarre la realtà. Mi dice di rimanere nella stessa posizione e inizia a lavorare. Mi guarda e disegna. Lo trovo bellissimo quando è così concentrato. Reika, fammi un favore, togliti i pantaloni. Hai delle belle gambe, non nasconderle. Penso che un ritratto in questa posizione con le gambe scoperte sarà bellissimo. Io obbedisco. Sopra indosso una felpa di Hiro che mi sta discretamente larga. Lui si avvicina a me e la sistema coprendo per bene le parti che non vuole far vedere agli altri e sistemandomi i capelli di lato. Sistema anche il letto e la coperta e solo quando è soddisfatto si rimette seduto davanti a me e riprende a disegnare. Io lo guardo con gli occhi spenti. Oggi mi sento molto stanca. Ma anche se è una piccolissima cosa questa, sono pronta a rimanere anche ora in questa posizione se questo può far felice il mio Hiro-kun. Hiroshi. Verrà un ritratto stupendo. La mano va da sé, la guardo e la ritraggo. I suoi capelli chiari le cadono sulle spalle morbidi e profumati e la mia felpa le dona tantissimo. Ha dei bei lineamenti e in questa posa assume un'aria sensuale. È bella, lo è davvero tanto. L'ho sempre pensato, ma adesso che la vedo così fragile davanti a me, mi rendo conto di quanto lo sia obiettivamente. Se noi giapponesi non fossimo così schiavi delle nostre convinzioni, Reika sarebbe già stata bersagliata da richieste di appuntamenti. Spesso mi chiedo chi diventerà il suo ragazzo, perché prima o poi ce ne sarà uno. Non può chiudere il suo cuore per sempre, sarebbe uno spreco. Chissà come mi sentirò quando qualcuno prenderà il mio posto nella sua vita. Ha già avuto delle storie, ma erano cose di nessuna importanza. Ragazzi di passaggio ai quali donavo un pezzo di sé solo per non pensare ad altro. Dopo, quando tutto finiva, io pensavo a recuperare ciò che ne rimaneva. Mentre continuo a ritrarla, noto qualche segno sulle sue gambe. La matita si blocca nella mia mano quando vedo un livido abbastanza evidente sotto la coscia sinistra. Qualcosa non va, Hiro-kun? Sei diventato pallido. No, figurati, è tutto ok. Senti piuttosto, che ne dici di farci una pizza per cena? Però non mi va di cucinare, usciamo e andiamo in pizzeria. O se preferisci, ordiniamo e ce la facciamo portare a casa. No, dai, usciamo. Ti ho già obbligato a stare in casa sabato sera e tutt'oggi. Un poco d'aria farà bene ad entrambi, però offri tu. E sia. Ma quando sarai ricca e famosa, dovrai restituirmi tutto con gli interessi. Sì, certo, e ti farò anche un sacco di bei regali. Ora ride contenta. Vorrei continuare a catturare la sua immagine col mio talento, ma non ci riesco. Per stasera mi fermo qui. Quel livido mi ha devastato, come se il colpo lo avessi preso io in pieno stomaco. Rio. Andiamo, scemo, ho fame. Cavolo, Rio, tu hai sempre fame. Che poi non ho capito ancora il perché ogni volta che decidi di andare a mangiare fuori finisce sempre che sono io ad offrirti la cena. Ma io ti invito solo per questo, mi sembra chiaro. Arrivati in pizzeria noto con orrore che il locale è piuttosto affollato. Evidentemente è uso comune non preparare la cena la domenica sera. Io mangio fuori casa spesso, i miei genitori non ci sono più e ad occuparsi di me è mio zio materno, un uomo che rispetto molto. Lui è direttore artistico di una TV locale. Guadagna discretamente bene, ma sta poco in casa. Sarà per senso di colpa, ma ammetto che mi lascia somme piuttosto alte da spendere come voglio. Ho comunque imparato che nella vita, per quanti soldi puoi avere e per quante cose puoi comprare,
Se non hai una famiglia e degli amici accanto, nulla ha davvero valore. Nel mio caso, lo zio Su è una figura importante, anche se non è presente ogni giorno nella mia vita. E Sasuke è fondamentale. Ci conosciamo sin da bambini e per me è un vero fratello. So che per lui è la stessa cosa, anche se non lo dice, e al contrario fa sempre finta di essere disturbato dalla mia costante presenza. Mentre ripenso alla nostra amicizia, Sasuke chiede un tavolo per due. Abbiamo evitato di avvisare anche gli altri, o finiamo col fare le 4 anche stasera, e proprio non è il caso. Da domani Sasuke dovrà rimanere un paio di ore in più a scuola per dare ripetizione a Reika-chan. Beato lui. Ehi Baka, adesso evita di fare le tue solite prossime figure, ma se ti volti verso sinistra e guardi la finestra in fondo alla sala, sono certo che vedrai qualcosa di estremamente interessante. Così mi volto ed esulto per la coincidenza. Seduta ad un tavolo con il suo amico Hiroshi c'è proprio Reika. Cazzo, quanto è carina questa sera. Senza divisa scolastica la trovo ancora più bella. I capelli sono tirati su e il viso è tutto un sorriso per il suo amico. Naturalmente non ascolto minimamente Sasuke e sono subito da lei. Ciao Reika-chan, anche a te piace la pizza? Sasuke è proprio un idiota. Manca solo che si inginocchi e le chieda di sposarlo, tanto è evidente che è stracotto di lei. Non ci sa proprio fare con le ragazze. Peraltro, quella ha fatto una faccia buia quando ci ha visti arrivare. E non vorrei sbagliare, ma anche Hiroshi è sembrato piuttosto urtato dalla nostra presenza. Non capisco che razza di rapporto ci sia fra quei due. Insomma, lo sappiamo tutti che quel tipo appartiene all'altra sponda e sicuramente lo saprà anche lei che gli è amica. Ma allora perché perde tanto tempo con quel ragazzo? Non riesco a comprenderlo. Ed ora Ryo attaccato con la storia di mangiare tutti e quattro insieme. Che rottura. Era meglio rimanere a casa stasera. Hiroshi. Non immaginavo di incontrare proprio due compagni di classe di Reika. Stasera poi non ci voleva proprio. Già sta facendo fatica ad essere così composta con me quando dentro deve essere distrutta. Pretendere che si metta a fare la carina anche con questi due è troppo. E poi non mi piace come la guardano. Ryo-kun è cotto, è più che evidente, ma è un bravo ragazzo, so che non le darebbe mai dei problemi. Di Kawashima invece non mi fido. Quello è tremendo, lo sanno tutti. Spero non finisca anche lui col mettere gli occhi addosso. Reika sta sorridendo ad entrambi, deve pesarle un sacco, ma è meglio lasciare che decida lei se accettare l'invito o mandarli al diavolo. Reika. I guai non arrivano mai da soli, e va bene, tanto peggio così. Vediamo se la mia faccia da poker funziona anche con loro. Se volete possiamo avvicinare l'altro tavolo, così da mangiare tutti e quattro insieme. Fantastico, Sasuke, dammi una mano. Ryo si mette a fare un casino assurdo ogni volta che si muove. Però ammetto che lo trovo simpatico. Non fa nulla con calcolo. Il suo amico invece continua a inquietarmi. Comunque non potevo non accettare il loro invito. Del resto che potevo inventarmi? Non posso mica considerare le uscite con Hiro degli appuntamenti, quindi mi faccio forza e sorrido. Allora Reika, che ne pensi dell'Ibiya? È un istituto stupendo, Ryo-kun. Offre molte possibilità. I sensei poi sono tutti competenti. Mi piace, direi che mi trovo bene. Senti, ma come mai hai iniziato una scuola in ritardo? Ryo, non essere invadente. Sasuke l'ha ripreso. Ne sarei sollevata, ma sono in piena crisi di panico per rivolgergli un pensiero di gratitudine. Che mi invento? Reika ha avuto alcune questioni familiari da sistemare prima di poter iniziare la scuola. Niente di preoccupante. L'importante è che ora faccia parte del nostro istituto e che abbia le nostre stesse possibilità di studio. Ryo è stato bravo. Risposta diplomatica e vaga, ma la curiosità di Ryo, però, sembra non aver fine. Ma tu sei veramente giapponese? Sì, insomma, non lo sembri affatto. Sei molto più affascinante di qualsiasi altra ragazza io abbia mai conosciuto. Questo è proprio andato. E ora che gli devo dire? Gli faccio un riassunto sulle mie origini o lo mando direttamente a quel paese perché è un cretino invadente? Mi guarda con gli occhi che brillano di curiosità e non scorgo alcuno sguardo di cattiveria. È sinceramente incuriosito da me. Sospiro stringendomi le spalle ed inizio a raccontargli parte di ciò che posso dire. Sono nata e vissuta sempre a Tokyo e pertanto sono giapponese quanto te. Ma sia mia madre che mio padre sono nati in America e pertanto il mio aspetto estetico è quello di una comune ragazza americana. Secondo me sei fantastica così. Sembri il personaggio di un manga. Ryo, smettila di dire cretinate. Non sta bene impicciarsi degli affari altrui. Kawashima continua a riprenderlo e sembra sempre più nervoso. In realtà la scena è buffa. Sembrano un padre con il figlio ingestibile.
Ryo non accusa minimamente i rimproveri di Sasuke e riparte all'attacco. Come siete diventati amici tu e Hiroshi-kun? A questa domanda anche l'attenzione di Sasuke sulle nostre chiacchiere sembra essersi destata. La mamma di Reika, ai tempi del college, partecipò ad un programma di scambio culturale. Desiderava da sempre venire in Giappone e così si rese disponibile allo scambio con uno studente di Tokyo. Il suo college le aveva trovato un posto come assistente agli insegnamenti di lingua inglese dell'istituto, frequentato da mia madre. Una cosa dirà l'altra e sono diventate grandi amiche. Così, una volta finito il college, la mamma di Reika, che a quel tempo era già sposata, si trasferì definitivamente con suo marito a Tokyo e mia madre con mio padre li aiutarono a sistemarsi. Questo ha fatto sì che da quando siamo nati noi due siamo sempre stati insieme. Una sintesi quasi perfetta della mia infanzia. Hiroko mi guarda e mi sorride con confidenza. Il suo aspetto la rende unica così come il suo carattere ed il suo talento. È una persona stupenda, ve ne accorgerete presto, aggiunge infine imbarazzandomi non poco. Spero che tu sia davvero fantastica come dice il tuo amico, perché da domani dovrai sputare sangue sui libri. Ti ho preparato un programma di recupero bello tosto. Stronzo, Sasuke vuole sfidarmi. Sarà preoccupato che qualcuno possa attirare più attenzione di lui. Povero Kawashima, non hai idea di chi hai davanti. Non preoccuparti Kawashima, io imparo in fretta. Sicuramente. E per quanto riguarda le attività extra, cosa hai scelto? Non credo siano affari tuoi. In realtà sì, sono il tuo tutor. Quindi, oltre che farti recuperare le lezioni perse, devo anche consegnare relazioni sui tuoi progressi ai professori. E devo quindi anche indicare le tue attività. Mi sa che questa il professor Onoda non te l'ha detta, vero? Porca miseria. No che non me l'ha detto. In pratica il mio futuro scolastico verrà visionato continuamente da questo tipo. Di male in peggio. Reika-chan, perché non ti iscrivi a qualche gruppo sportivo? Io e il principino qui presente facciamo arti marziali. Sasuke inoltre è anche capitano della squadra di Kendo. Con un fisico carino come il tuo potresti benissimo fare danza. Sì, certo, Ryo, e scommetto che ti piacerebbe anche parecchio vedermi con un body indosso, ma per favore. Io non ho ancora scelto, ma non credo che farò sport. Non ci sono portata, sceglierò qualcos'altro. Devi decidere entro domani. Mi hanno già consegnato i moduli che devi compilare. Mi sa che questo si diverte proprio a mettermi in difficoltà. Hiroshi si sta innervosendo, lo vedo da come taglia con forza la pizza. È troppo protettivo nei miei confronti e io dovrei stare meno sulla difensiva. Me ne rendo conto, ma è difficile. So che me ne pentirò, ma posso chiudere questo argomento solo in un modo, e cioè dando a Kawashima quello che vuole. Una scelta, così che domani non debba perdere ulteriore tempo. Prendo fiato e dico: so che c'è un corso molto valido di musica a Libia, frequenterò quello. Se ti va, Sasuke-kun, puoi iniziare già stasera a compilare per me il modulo, tanto i miei dati li conosci più che bene, direi. Lui alza il volto e mi fissa. Musica. Si starà chiedendo che razza di strumento possa suonare una come me. Anche io lo fisso. Se pensa che i suoi occhi neri mi mettano in imbarazzo, sbaglia di grosso. Che strumento suoni? Domanda infine. Reika suona il pianoforte, ed è bravissima, così tanto da toglierti il fiato quando l'ascolti. Se non sbaglio, Sasuke, anche tuo fratello maggiore e tua madre suonano il pianoforte, vero? Ho visto la foto di Takashi nei vecchi annuali scolastici. Ha fatto diversi concerti a Libia. Anche tu sai suonarlo? Il tono di Hiro è irritante, che voglia mettere Sasuke in difficoltà. No, io non so suonare il pianoforte. Takashi sì, anche se ormai non lo fa più da un pezzo. È una cosa che non gli serve all'università. A Reika invece servirà. Lei sarà una grande pianista fra qualche anno. Quindi compila pure quei moduli, vedrai che ti farà più che onore. E anche i professori saranno soddisfatti. Sasuke storce la bocca irritato. Mi sa che è geloso del fratello maggiore. Evidentemente a questo ragazzo non piace proprio che qualcuno sia più bravo di lui a fare qualcosa. Che tipo stupido. La scena prosegue, parlando del più e del meno. Per fortuna Ryo riesce ad animare la serata con le sue divertenti storielle. Chissà se si è accorto che Aiko-chan ha un debole per lui, ma da come mi guarda, o non gli interessa, o è troppo tonto per essersene reso conto. Finito di mangiare, usciamo dal locale. Ryo si offre di accompagnarmi a casa, ma io gli rispondo che sono in auto con Hiroshi, il quale non si degna di chiedere a due ragazzi se vogliono un passaggio. Ci salutiamo e andiamo ognuno per la propria strada. Di un po', Hiro-kun, cos'era quel teatrino che hai messo su in pizzeria? Kawashima non ti piace per niente, vero? Non posso nasconderti niente, vedo. No, non mi piace. È un idiota egocentrico.
vedi di stare attenta con lui. Tranquillo, direi che non sono il suo tipo. È più che evidente. Sei troppo ingenuo, tesoro. Conosco bene il programma di recupero creato da Kawashima e posso assicurarti che non ha nessun motivo di pensare lui alle tue attività extrascolastiche. I professori ti avrebbero tranquillamente chiesto loro cosa volevi fare. È lui che si deve essere reso disponibile a farti da balia. Quello vuole controllarti e questo non mi piace. E che gli frega di controllare me? In fondo io non sono nessuno a Libia. Già, ma piace al suo amico Rio e quei due sono più appiccicosi di noi. Sicuramente vorrà tenerti sotto controllo per assicurarsi che tu non esca con nessuno prima di aver provato a stare con Rio. O forse semplicemente gli piaci e vuole passare del tempo con te. Secondo me sono impossibili entrambi i casi, ma se preferisci posso sempre ricontattare Kira e riprendere quella storia, così nessuno avrà il coraggio di girarmi intorno. Prega, non scherzare, Akira non era adatto a te. E chi lo è, Hirokun? Ho toccato un tasto dolente. Quando gli dico cose del genere è come se lo accusassi di non volermi. Però anche lui, che cavolo va dicendo? Non mi interessa né Rio né Sasuke. Non mi interessa nessuno. Voglio solo stare sola. Guardo Hiroshi con la coda dell'occhio e allungo timidamente una mano verso la sua. Lui ricambia la stretta e so che la marea è passata. Però Hirokun, tu devi sapere che i miei sentimenti per te sono sinceri e mi uccidono a volte più delle botte e delle umiliazioni che subisco nella mia stessa casa. Tu sei l'unico che fa battere il mio cuore stanco, l'unico a cui tengo veramente, ma allo stesso tempo sei l'unico che non posso avere. Questo sentimento per te mi fa annegare.